Ciao a tutti, io sono Alessia. Io sono Kiki e benvenuti su Dreaming of Korea. Dopo avervi portato la reaction alla prima puntata della seconda. Perché mi stai fissando così? Così a caso. Sto cercando di mantenere, comunque sto cercando di essere amichevole in questo momento e di non picchiarti. Anch'io voglio essere svegliata da J-Hope così. Buongiorno, sei sul nostro vlog! Ma io ti uccido. Sveglia! Ehi! Hai detto che volevi essere svegliata come J-Hope ha svegliato V. Saluta i nostri amici. Ciao! La colazione è quasi pronta. Ciao. Oggi ritorniamo nuovamente in The Soup con la seconda puntata. Are you ready? Let's go. Conga. Soup. No, oh, baby. BTS in the soup. Soup. Vediamo come giocherà il nostro adorato Chin Chin a basket. Oh, che carino. 700 inquadrature dopo. Vabbè, la prima volta si può sempre sbagliare. Anche l'800esima volta. Dai, è da ammirare, almeno non ci sta prendendo, sì, esatto. Ci sto provando. 3 hours later. Taeyong이. Taeyong 씨 방에서 트럼펫 레슨. 레슨에 네 트럼바? 씨? Ecco, una cosa che mi piace tantissimo di tutti i ragazzi, ma di V in particolar modo, è che spaziano un sacco delle cose che gli piacciono fare, esatto. Dalla musica all'arte. E anche adesso, per esempio, che lui suonava il sassofono, adesso sta decidendo di suonare un nuovo strumento, quindi imparare, esatto, una cosa nuova. Il fatto di imparare una cosa nuova, bellissimo. Soprattutto è, cioè, il fatto di impegnarsi a qualcosa di nuovo, quindi non fermarsi nel so fare questo e basta, mm-hmm, ma esatto. Migliorare è una cosa che comunque stimo molto nei ragazzi e soprattutto anche in V. Cioè, V è un artista comunque poliedrico, sa fare un botto, mm-hmm, di cose. Il fatto che nonostante sappia fare molte cose, ci sta, cioè sta imparando altre nuove cose. Adesso vedremo V suonare. Adoro. Dead. 저는 한 번에 막 그게 나니까 색소폰이랑 여기 입 부는 방식도 좋은데 선생님 io c'ho un flashback in questo anch'io. momento. Cosa vuoi fare la vita? Sexyponista. 전 방탄이 아니었으면 저는 섹소포니스터. 발음 다시 해주세요. sembra un elefante. È morto, ragazzi, scusa, cioè, mi sono arreso così. Basta, non ti voglio. Adoro. Trust me, break the fire, set the night light. Hey. Shoes on, make up in the work, up in the ice, rock and roll. King Kong, kick the drum, running up in the rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the tender brown. Ding dong, call me on my phone, SD, wanna get my beep on. Ma io sto adorando J-Hope che mi balla così. Tiang, 재난 속보 떴는데요? 저쪽이요?
Abbiamo fuori il delirio e Jean mi ha preso la sprovvista. Molto. Secondo me cosa? Secondo me J-Hope tutto è possibile. Oh già. So what? So what? 휴식법을 여기서 또 할 수 있으니까. Però non per qualcosa, ma vederli così felici, mm-hmm. così spensierati. Mi riempie appunto il cuore, tipo vederli così è una cosa stra bella, perché comunque dici ha un po' di pausa, comunque anche per loro ci esatto. vuole. E vederli tipo così come una famiglia, tipo giocare, divertirsi come dei bambini, è una cosa che adoro tantissimo. Comunque anche qui c'è un po' di disagio. Come J-Hope non ha imparato a fare il caffè, loro dopo il run non hanno imparato a giocare a tennis. Esatto. Io mi voglio bene, raga, mi voglio tanto bene, giuro. Col cuore. Ho avuto un momento alla Barbara D'Urso in questo momento. Ecco, anche questo, vedere tipo Namjoon dipingere, cioè fare comunque molta attività, ecco, creativa, è una cosa sì. spettacolare dei ragazzi, cioè... Adoro. Adoro. Bello! Ecco, un'altra cosa bella che anche se sono in vacanza... Studiano. J-Hope sta studiando inglese e... Cioè si sta impegnando per studiare... Cosa che dovrei fare anch'io. Per studiare l'inglese. Io te lo dico sempre, non mi ascolti. Stai zitta. Per studiare l'inglese, cioè proprio ha preso, cioè si è lasciato un tot di ore libere per concentrarsi nello studio. Vederlo così studiare... Basta J-Hope, basta! Ci siamo capiti. No, dovrebbe essere il primo posto. Adesso torna dal primo posto. Let's go. Dove stai andando? Perché? Quarto posto. Adoro, ma io volevo salire sul quad. Io sono salita sul quad. Sul squad. Lo squad. La squad. Sul quad. Quad. Ci sono salita 3 anni fa quando sono andata in vacanza in un'isola a Tunisi e tipo ci hanno fatto fare anche tipo i giri con il quad. Oh, che figo. È stato bellissimo, a parte il fatto che sono accappottata con il quad, però dettagli, è una cosa bellissima. E anche io sei accappottata, quello non è molto bello, te lo dico molto sinceramente. Vabbè, era normale. No. Mi sono ritrovata sotto. Come che hai fatto? Dai. Vi reggiti che siamo cadi. Dai. Oh, vediamo finalmente. Ah, Suga! Finalmente. Yay. Che gioca a basket. Raga, mi è mancato. Allora, da quando si è infortunato non ha fatto molte attività, tipo sì. anche nei episodi negli ultimi o penultimi, non mi ricordo. Dunque, forse nei penultimi episodi di run non ha partecipato moltissimo, perché comunque era ancora in riabilitazione, quindi non, cioè, non poteva fare chissà quanti sì, esatto. movimenti. Però rivederlo con la chitarra in mano e con la palla in mano, cioè non so, è la cosa più bella di questo momento. Asuga! Sì! Asuga! Sì! Ok, siamo just un po' excited. Adoro. Non ne sbagliamo anche una. Vai, Suga! Io avevo i traumi perché hanno provato a insegnarmelo quando andavo a scuola alle elementari e non ce la facevo, quindi ho un po' dei traumi, quindi niente. No. Ogni tanto tipo io che metto brevi storie tristi in ogni video. Se poi te lo insegno io a giocare a basket. Andiamo al campetto.
Cioè, 2 su 2 alla prima, io sono sconvolta. Sbang. Adoro, io sono sconvolta. Adoro. Sì, Jimmy. Ok, secondo me. Dai che ce la fai. Dai! Oh, offeso. L'ha suonato Suga. Ma aspetta, no, aspetta, aspetta. È successo qualquadra che c'è qualquadra che non cose qui. Ma Jimin conosce a Batte in mano? Non l'ho notato. Quando è successo? Lui conosce a Batte in mano? Sono un po' confusa dalla vita in questo momento. Cosa sta minacciando? Allora, tu la devi finire di mettere play mentre io sono distratta. Sarei asciutta la fai tutta sola. Ok, ci chiameremo Gaming of Korea e ci sono solo io. Cioè, un secondo, poi metto già fatto, già play. Metti dietro. Oddio. Allora Geoff che c'è, cosa ci prova, però paura, perché lo tocca fare? Tipo, come se fosse una bomba, tipo piano, piano. Ok, piano. Allora io aspetto ancora, madonna, mi mostra la mano operativa. Allora, non me l'aspettavo da J-Hope che lo prendesse alla prima. Wow, questo si chiama fortuna. No, vabbè, il domino abbiamo qua, ragazzi. Ma pure lui è sorpreso. Uè. Cioè, Gimino. Ma lui che si offende, tipo Flora? Cosa ha sparato? Cioè, allora, ora vorrei la piedi in del sub della piscina a 800 km. Vorrei sapere come ci è arrivato lì, cioè come ha fatto. Okay. Ma lui che ride, mi cade da solo, però amore mio, bello, no? È abbastanza clumsy come me. Io riesco a cadere da ferma, quindi io inciampo da sola così a caso. Anch'io, voglio andare anch'io a giocare. Adoro. Oh, che bello. Le pirouette. Eh? Oh, cute. Quindi li voglio bene. Hanno un rapporto bellissimo, davvero. Cioè, è un rapporto di fratellanza, di uniti, che è qualcosa di magico, cioè un qualcosa che comunque è raro che vedi nella realtà, cioè almeno al giorno d'oggi è esatto. Raro vedere una cosa del genere, però questo rapporto è molto raro da trovare, secondo me. Allora, tutti quelli che dicono che i BTS usano l'autotune, ascoltate queste clip. Io non vorrei dire altro, però sappiate che siete delle brutte persone e prima di dire certe cose, constatate. Chi vuole intendere intenda, tutti gli altri in roulotte. Esatto. Okay. Cosa è successo? Ma J-Hope si prende un po'. No, perché vedo J-Hope. Allora, no, aspetta, prima vediamo cosa succede. Mi fa sempre ridere quando si spaventa. Ma allora, non cerca di fare il porto tipo, no. Qua c'è qualcosa che non quadra. Nella prima puntata abbiamo avuto la falena che si attaccava nella maglietta di V per poi colpire pesantemente J-Hope. Adesso abbiamo la stessa, penso che sia la stessa falena che si vuole vendicare. Sì. Proprio si vuole vendicare, che si è attaccata la maglietta di V per colpire nuovamente J-Hope. Ma o si sono messi in combutta tutti gli insetti per attaccare J-Hope, o non lo so, perché non ti giuro, non è normale sta cosa. Però Namjoon, che tipo che fa il forte, però tipo muora di mi fa, mi spezza, eccomi. Hanno game 없거든요. 근데 이런 공간에 오면 다 같이 하는 게 이제 게임. Che belli vederli giocare ai video games tutti insieme. Io sono nel punto dei momenti piango.
No, non piangere, va tutto bene. Io vederli così felici mi riempie tantissimo il cuore, cioè vederli così uniti dopo tanto tempo, felici, che giocano, cioè che è proprio qualcosa di normale, cioè qualcosa di giornaliero, cioè non è che dici si mettono lì, scrivono canzoni, no, anche un gioco semplice, il fatto di giocare assieme. È vero. Con i videogiochi, proprio solo il fatto di stare assieme. Ma non potete ricevere il mostro con me, ce l'ho ricevuto. Rende felice anche me. No, poi quando sorride, cioè, tipo, mi riempie il cuore. Io ho un stretto... ho un legame, cosa vuol dire, un legame stretto verso Suga, perché comunque per chi conosce bene BTS sai comunque Suga ha passato comunque periodi un po' brutti. E quindi c'ho questo, cioè questo legame, questo, perché so come si è sentito Suga, quindi è un po', me lo sento, non so come non so, non riesco a spiegarmi. Tipo messo così, tipo come un bambino Tiny, così che l'ascolta. Sta ascoltando il suo Young, quindi. E anche questa puntata è finita. Sì, però è partita con la canzone, tipo la lacrima mi stava scendendo, quindi ritorno indietro. È stato una... è stato micidiale. Un'altra onda di emozioni questo episodio. Sì, io ancora sono nella fase del tipo che appena si spengono le camere devo mettere piangere per fatti miei. Sì, no, perché molto bello, cioè bello. non bello. Io ho adorato anch'io tanto. Soprattutto le parti in cui J-Hope stava urlando e delirando. Questo comunque, come sempre, in The Soup è sempre bello, bello. Niente. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Al prossimo. Ciao. BTS in The Soup 2. Ciao. 3, terza puntata. Ma la seconda stagione. Come l'ho detto. Allora, ci vediamo al BTS in The Soup 2. Terzo episodio.